tema del nostro paese, che è anche DJ di musica elettronica, e il senatore Pietro Girotto, presidente della decima commissione del Senato, Gianni Girotto, presidente della decima commissione industria, commercio e turismo del Senato. Anche lui esperto e appassionato da tempo di tecnologie, di finanza e di tutte quante, insomma, le ripercussioni che le tecnologie hanno sulla nostra società. Allora, io do il benvenuto ai nostri ospiti, vi ringrazio, sia i presenti sia i virtualmente connessi con noi, e direi di partire subito inquadrando un po' l'argomento. Andiamo proprio sulle definizioni, perché poi sharing economy è un tema che è molto ampio e anche molto, tocca spesso anche altri ambiti. Si dice spesso, insomma, come a livello quasi un po' ironico, che c'è la battuta, insomma, chi è il più grande possessore, chi è il più grande parco auto del mondo? Uber, ma non possiede neanche un'auto. Chi è il più grande intermediario immobiliare del mondo? Airbnb, ma non possiede neanche un appartamento. E quindi, insomma, cerchiamo di inquadrare effettivamente che cosa sia la sharing economy e, per esempio, se è la stessa cosa i platform economy, platform capitalism, gig economy, tutti questi termini ogni tanto ricorrono nel dibattito, ma poi, insomma, sono spesso anche di difficile circoscrizione. Quindi, ecco, passo la parola a professor... Sì, senatore, le passo un attimo la parola per un collegamento, per una prova collegamento. Ci dica qualcosa? 1, 2, 3, 4, buonasera a tutti. A posto, perfetto. Ok, bene, allora intanto, ecco, anzitutto direi... passo la parola al professor Nissa, gli chiedo chiaramente di presentarsi, introdursi e dopodiché di lanciarci un attimo la palla per aprire questo dibattito. Che cos'è la sharing economy? La domanda più difficile è se inizia questo. Inizia subito il mega stress. Allora, io sono Bertram Nissa, sono direttore di Che Fare. Che Fare è una piattaforma online nata 7 anni fa, producendo un premio per progetti di cultura collaborativa. Abbiamo in 3 edizioni erogato 350.000 euro a 5 realtà diverse in tutta Italia, e in quel periodo, quando stavamo soprattutto dietro il premio, abbiamo valutato, incontrato, monitorato 1.800 progetti da tutta Italia. Progetti culturali a base di innovazione sociale, oppure progetti di innovazione sociale a base culturale, anche molto diversi tra loro, che però in qualche modo, nella maggior parte, avevano a che fare con quello che possiamo trovare sotto il grande ombrello della definizione sharing economy. A partire dal 2015 Che Fare si è spostata più su altri filoni di attività. Abbiamo iniziato da un lato a produrre progetti nostri, progetti ad esempio di arte partecipativa, collaborazioni internazionali, progetti editoriali. Abbiamo prodotto una serie di libri come un fax con edizioni di comunità, uno dei quali tra l'altro con edizioni di comunità a cura di Guido Smorto e Tiziano Bonini, che sono due dei principali esperti non solo italiani dell'argomento, si chiama proprio Shareable, per una comunità con condivisione. Era un'edizione curata di testi della piattaforma Shareable, che è la principale piattaforma sulla sharing economy statunitense. Ci occupiamo molto di empowerment delle organizzazioni culturali. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo convinti, perché lo vediamo da molti anni, che in Italia esiste un mondo enorme di progetti culturali innovativi che basano la propria attività sullo sviluppo di processi di coesione sociale, e che lavorano con le comunità, con le reti e con le organizzazioni sul territorio. Guarda caso ce n'è uno qua stasera, ci siamo incontrati adesso, di parte, che ormai direi che sono dei veterani un po' di questo mondo in qualche modo, e che sarà qua nei prossimi giorni. In tutto questo, appunto, quello che facciamo soprattutto è, da una parte, costruire una infrastruttura economica, quando riusciamo, ma anche e soprattutto culturale, per il dibattito, la discussione e l'abilitazione di questo tipo di progetti e di processi, e dall'altra, appunto, cerchiamo di costruire un ponte tra quelli che sono
dei mondi che in qualche modo sono percepiti ancora come di nicchia, almeno in Italia, e quelli invece che sono i luoghi della cultura più istituzionale, più tradizionale. Perché in qualche modo, diciamo che rispetto ad altri paesi, penso sicuramente alla Germania, all'Olanda, ma anche diciamo paesi meno tradizionalmente intesi come paesi innovativi e ricchi da questo punto di vista, penso alla Spagna o al Portogallo, in Italia c'è ancora un po' bisogno di giustificare, di giustificarsi quando si parla di queste cose. Diciamo che sì, è un argomento che capita sempre più spesso, per fortuna, su ad esempio le pagine di cultura dei principali quotidiani, però in qualche modo è ancora sempre un intruso. La nostra missione in questi anni è anche molto quella di farlo diventare un argomento di primo piano che sta sul tavolo del dibattito culturale. Ad esempio, giusto per faccio pubblicità, ma non è una cosa che vendiamo, anzi sono delle risorse che mettiamo a disposizione, proprio oggi si è aperta una call che diciamo produciamo con i fondi di un bando MIBAC-SIAE. La call si chiama Bagliore, c'è un mese di tempo per partecipare. Stiamo cercando scrittori, giornalisti, persone che si occupano di reportage under 35 per mandarli in residenza in 6 nuovi centri culturali che di fatto appunto praticano nella vita quotidiana forme di cultura collaborativa e forme anche di economia collaborativa, per produrre poi un libro con il saggiatore. E qui la scelta è quella di trovare quindi già un editore di primo piano e quindi di spostare un po' l'asse per far diventare queste cose da sì, le cose che fanno i ragazzi perché sono ragazzi poi si troveranno un lavoro in qualche modo, a invece qualcosa che è riconosciuto come qualcosa appunto che è di primo piano. Ora, venendo alla domanda terrificante che hai fatto, quindi che cos'è la sharing economy? Esatto, c'era una battuta che girava un po' di tempo fa online che era: ogni volta che dici sharing economy un panda muore. Il tema qual è? Allora, in realtà con sharing economy si intendono una serie molto molto ampia di pratiche, forme organizzative, forme economiche, modalità di relazione sociale che tra loro agli estremi hanno anche abbastanza poco a che fare. In realtà molte delle cose che oggi intendiamo come sharing economy sono cose che datano al Medioevo. Tipicamente il nostro ordinamento giuridico prevede l'esistenza di usi civici. Gli usi civici sono una cosa che esiste appunto, sono diciamo una vestigia delle forme di economia locale medievale. Gli usi civici, per intenderci, in molti paesi, non so se c'è anche qua, però prevedono una serie di terreni che non sono di proprietà di un singolo, non sono di proprietà privata, ma sono di proprietà comunale e le persone possono andarci, esatto, la comunanza agraria, le persone possono andarci a fare la legna, ad esempio, di residenti. Quindi, e questa è una primissima forma di quello che poi sono i beni comuni, no? Poi negli anni adesso si dice commons perché si può declinare anche come verbo commoning, mentre invece in italiano è più difficile, però di questo si parla sostanzialmente. E questo è un primo pezzo. Chiaramente in Italia un pezzo fondamentale di quello che ha a che fare con la cooperazione in qualche modo l'abbiamo inventato noi, o comunque gli abbiamo dato una spinta fondamentale, che è il mondo poi delle cooperative, bianche, rosse, derivazioni molto diverse, declinate territorialmente in modo molto diverso, però a me è una cosa che fa molto sorridere: negli ultimi anni ci sono stati un par di volte dei super guru statunitensi della sharing economy che ci hanno scritto dicendo: ah, ma cos'è questa storia delle cooperative italiane? Parlateci un po', no? Per quelle della mia generazione, io sono del 79, cioè le cooperative sono una cosa che hanno fatto in tempo a crescere, esplodere, invecchiare, risorgere una, due, tre volte, e quindi in qualche modo è una cosa che fa parte del nostro DNA da più di un secolo, no? Almeno, poi si può andare ancora più indietro. Il punto di svolta chiaramente è arrivato con le infrastrutture digitali. Perché? Perché a un certo punto è diventato possibile mettere in condivisione informazioni relative alla disponibilità d'uso di un bene, originariamente, poi di un servizio, a numeri virtualmente enormi di persone. Il primissimo esempio, non è necessariamente il primo, però quello che di solito si usa quando si parla di queste cose, è l'esempio del couchsurfing. Couchsurfing è una cosa che, ad esempio, io quando sono arrivato su internet, alla fine anni 90,
mi sembrava l'elemento wow definitivo, cioè comunità online di persone che dicono: oh, ho un divano, un posto letto, puoi mettere il saccappello per terra, se passi da questa città puoi venire a dormire da me. Il tutto fatto originariamente in un modo molto, diciamo, molto poco organizzato. Questa cosa ha preso molto piede, sono stati momenti dove il sito Couchsurfing, ma anche le varie comunità che in qualche modo praticavano il Couchsurfing, hanno raggiunto anche i milioni di utenti. È diventata in qualche modo una forma di un modo di viaggiare consolidato, soprattutto, diciamo, in quei paesi dove internet è arrivata per prima o comunque si è diffusa in modo più veloce e più radicale. Passaggio successivo, una serie di strutture che già esistevano e che anzi erano molto forti in molti paesi e anche in Italia, che avevano a che fare con la condivisione di beni e servizi su scala territoriale, a un certo punto ho detto: ok, questa cosa la stiamo facendo da anni, però con internet la possiamo fare in un modo completamente diverso. Primo tra tutti i gruppi d'acquisto. Gruppi d'acquisto che sono diffusi in molti paesi del mondo, però in Italia hanno una loro storia specifica e anche un radicamento molto importante nella società civile, in molti movimenti politici, e che sorridevo prima nell'incontro che c'è stato, diciamo, prima dell'aperitivo, si parlava delle eccellenze culinarie, gastronomiche, locali. È chiaro che i gruppi d'acquisto su quello, diciamo, in Italia si sono mossi molto bene, nel senso che io vivo a Milano, dove a Milano, diciamo, al supermercato le cose non sono particolarmente buone, nel senso che appena scendo di 100-200 km la sento subito come cosa. I gruppi d'acquisto, tra le tante cose, ti danno anche la possibilità molto velocemente di accedere a cifre più o meno simili, a volte anche più basse, a prodotti di qualità del territorio, e questo cambia. L'elemento numero uno quindi è quello del consumo, ma la cosa interessante, e qui inizia a introdurre un po' di temi, è che i gruppi d'acquisto sono un ottimo esempio. Queste forme di economia della condivisione, della collaborazione, forse sarebbe più opportuno dire in questo caso, contribuiscono a rinsaldare in modo diverso i legami sociali. Il gruppo d'acquisto è un ottimo esempio. Sto insistendo sul gruppo d'acquisto anche perché ho visto la pagina del sito dell'onorevole e credo che insomma, poi ci avrà molto da dire su questo, però introduco solo un elemento. I gruppi d'acquisto sono interessanti perché non sono, possono essere vissuti in molti modi, hanno anche forme organizzative molto diverse tra loro, però non sono solo come un negozio, o meglio ancora solo come un supermercato, cioè non è semplicemente un posto dove io vado, prendo, ritiro il mio mezzo chilo di zucchine, il mio 2 chili di patate e finita lì. In realtà i gruppi d'acquisto prevedono una collaborazione tra tutti i soggetti che ne fanno parte, prevedono dei rapporti settimanali, in alcuni casi anche mensili, ma che strutturano relazioni sociali. E quindi in qualche modo i gruppi d'acquisto sono il primo esempio di una forma di economia della collaborazione, e che appunto ha beneficiato molto da internet, perché banalmente è più facile mettersi d'accordo con un gruppo WhatsApp o con una mailing list o con un forum, però questo è un elemento che, oltre al beneficio economico e materiale immediato, porta anche un beneficio in termini di rinsaldamento o costruzione di nuovi legami sociali. Ok, adesso abbiamo un primo punto di partenza, insomma, delle coordinate su cui orientarci. Passerei la palla al senatore Girotto, e astraendoci un po' dal ruolo istituzionale, quindi di presidente della commissione, mi ricollego invece al suo vissuto, perché comunque per ciò che ho letto del suo lavoro e anche dei suoi interessi, delle sue passioni, ha dei canali di opinione molto, molto attivi. E il tema del consumo etico è stato uno dei primi propellenti di questa forma di economia, e anche, diciamo, uno dei, non soltanto il consumo etico, ma in generale l'idea di un'economia più etica, di un'economia basata appunto sul condividere, sullo stare insieme, su una forma anche, potremmo dire, alternativa di mercato. D'altra parte assistiamo invece alla nascita di veri e propri colossi, nel senso che poi Uber, Airbnb, stessa BlaBlaCar, più piccolo, però comunque parliamo di piattaforme che sono dei colossi dell'economia, delle proprie multinazionali. Quindi ecco, mi ricollego, diciamo, al Girotto, altro consumista più che presente della commissione, e gli chiedo come ha vissuto e come vede questa evoluzione, questo passaggio da movimento, inizialmente anche un po' una controcultura, potremmo dire,
a invece settore in cui si muovono interessi da miliardi di dollari. Cosa ha comportato questo per forme di sharing, per le prime forme di sharing, come convivono con questi latecomers che invece sono dei propri colossi? Sì, grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Direi che il consumo critico in generale è una risposta dal basso verso quello che è un oligopolio che ai noi si sta rafforzando, perché gli oligopoli internazionali mondiali si stanno rafforzando. La globalizzazione continua ad agire e continua a concentrare capitali. Io sono particolarmente felice di poter dire alcune cose perché anche come soggetto politico noi continuiamo, siamo nati dicendo che va fatta una rivoluzione culturale dal basso e quindi non vediamo assolutamente avulsi e separati il ruolo di portavoce politico da quello di cittadino, perché non è sufficiente il cambio di una classe politica, ma ci vuole anche un cambio culturale. Detto questo, vorrei fare semplicemente una rapidissima scorsa, un rapidissimo elenco delle cose che già si fanno in sharing per dare l'idea appunto di quante cose ci sono e quante cose sono brutte dal basso, perché naturalmente la prima grossa distinzione, l'ha già detto il collega, è tra quello che è attività profit e attività no profit. È chiaro che anche le profit possono essere pienamente legittime, però sono appunto attività imprenditoriali, cambia semplicemente la modalità organizzativa e il tipo di servizio che si offre. Mentre nelle modalità no profit è proprio quel bisogno che nasce dal basso di avere delle alternative allo status quo attuale. Quindi passo alla condivisione dello schermo, perché così in questa maniera do delle informazioni che sono già scritte nero su bianco, quindi a chiunque possano interessare se le potrà vedere con gran calma anche in futuro, e faccio un breve elenco in ordine alfabetico. Il primo sono proprio i gruppi di acquisto di cui ha parlato Nissen poco fa. Su questo ho creato una pagina apposita che è tutta relativa appunto ai gruppi di acquisto, e con i gruppi di acquisto sono nati una prima grossa distinzione tra gruppo di acquisto solidale, e qui c'è un mio video che spiega le differenze, quindi chi vuole potrà verificarlo. Quindi sono gruppi che non guardano solo il prezzo, ma guardano anche le condizioni di produzione, quindi di sfruttamento, di gestione di lavoratori e di gestione dell'ambiente. Ci sono tutta una serie di gruppi di acquisto che vanno dall'acquisto della benzina alle auto ibride, elettriche, fuel, gruppi di acquisto sull'assicurazione RCA auto, gruppi di acquisto su bici, moto e relativi accessori, sulla telefonia mobile, sull'energia elettrica, sul gas, sui pannelli fotovoltaici. Ci sono molte aziende, per esempio, sono anche proprio di sezioni, per esempio di Confindustria, che organizzano gruppi di acquisto proprio per l'energia elettrica, che ormai è diventata anche una cosa che appunto travalica, sì. È riconosciuta proprio anche dagli operatori stessi come una cosa che non è soltanto una scelta di appunto di consumo, è anche proprio un valore economico tangibile, insomma, quello del gruppo di acquisto, della capacità di mettersi insieme. Sì, è chiaro che quando una massa di utenti si mette assieme e per avere l'offerta economicamente migliore, di solito riesce a ottenerla. E questa appunto è la distinzione tra un gruppo d'acquisto puro e semplice e un gruppo d'acquisto solidale, che invece va a vedere anche le condizioni in cui quel prodotto o servizio viene generato e quindi va a valutare gli impatti ambientali e sociali di quella produzione. Quindi stavamo dicendo gruppi di acquisto su tutto ciò che riguarda l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, gruppi di acquisto solidale ho già detto, c'è anche un gruppo di acquisto sull'assicurazione auto che vale per, proprio per i gas, per i gruppi di acquisto solidale, e queste sono una serie di cooperative che offrono energia elettrica 100% rinnovabile. Io ho messo soprattutto quelle no profit perché sono cooperative appunto che nascono come alternativa ai grandi oligopoli,
e quindi abbiamo alcune cooperative che sono no profit, che sono a base di principio di voto capitario e fanno persino le assemblee online, si può votare online. Queste sono alcune di queste cooperative. Dopodiché, seguendo sempre un velocissimo ordine alfabetico, abbiamo le banche del tempo. Le banche del tempo sono un'altra cosa che classifico sotto la voce uovo di Colombo, perché non è altro che scambiarsi il tempo. A prescindere da quella che è la qualifica della persona, che può essere un ingegnere oppure una semplice casalinga, semplice tra virgolette, naturalmente, ha tutta la sua dignità. Questo è il sito dell'Associazione Nazionale, vediamo se internet mi supporta nel caricarla. Le banche del tempo esistono da moltissimo tempo. C'è appunto questa associazione nazionale con una mappa che però non è completa, per cui invito tutti a fare una ricerca proprio sulla propria zona geografica. Adesso qui non si sta aprendo, come si dice, il bello della diretta, ma questa è l'associazione nazionale banche del tempo che le raggruppa. Diamo un po' di tempo perché evidentemente. Proseguendo nella lista abbiamo una serie di siti sul baratto, quindi la prima forma di scambio a costo zero, e anche in questo caso ci sono diversi siti, io qui ne ho elencati tre, ne faccio vedere solo uno, e anche in questo caso ci sono, diciamo, siti per tutti i gusti per fare baratto in maniera online, quindi con tutta una serie di vantaggi. Poi abbiamo il co-working, per cui spazi di condivisione di uffici, di lavoro. Anche in questo caso abbiamo sia iniziative profit, sia iniziative no profit. E poi abbiamo un altro aspetto estremamente importante, che è quello del crowdfunding. Crowdfunding che è la ricerca di finanziamento dalla massa, dal pubblico. Anche in questo caso è una materia abbastanza meritevole di un video a parte, e questo è il mio video a parte che ho fatto per spiegare questo fenomeno e che voglio sottolineare, perché cambia il paradigma dell'investimento quando uno cerca un po' di redditività, perché normalmente uno va in banca, porta lì i suoi soldi ed è la banca che decide come investirli. Con il crowdfunding il rapporto si può invertire perché può essere il singolo progetto che decide in quale società investire. Ci sono tutta una serie di precauzioni che bisogna avere e le ho spiegate nel mio video relativo. Un accenno anche al credito anticipo fattura, che è una cosa al limite, però la menziono perché la conoscono in pochissimi. E ci sono dei siti che permettono di mettere all'asta le proprie fatture e quindi avere accesso al credito in maniera facilitata. Parlando sempre di credito, c'è anche social lending, e questo è decisamente, io lo considero condivisione, perché andiamo a chiedere credito alla gente normale che presta direttamente. In termine tecnico inglese si chiama peer-to-peer lending. In termini italiano significa prestito da privati a privati. Ecco, anche in questo caso ci sono alcune realtà italiane che permettono al privato di prestare ad altri privati, e io mi permetto anche di suggerire e di far conoscere una realtà che è poco conosciuta, che è Kiva, che è una piattaforma mondiale con la quale si può prestare denaro tra privati. Personalmente io lo utilizzo da 7 anni e voglio sottolineare che si tratta di prestiti, non beneficenza, quindi è possibile prestare a queste persone che vedete scorrere in sovraimpressione, e hanno un tasso di restituzione che è quasi il 100%. Io in 7 anni, come potete vedere, ho prestato 11.000 euro e credo di aver perso 15 euro su 11.000 prestati.
Il bello è che sono sempre gli stessi, perché come vedete io ho un deposito di 2.700 euro, non faccio altro che man mano che mi tornano riprestarli. Vedete, questi sono soldi che mi sono tornati, io potrei aspettare che mi tornino tutti i 2.700, ma semplicemente man mano che mi tornano li ripresto, e questo mi ha concesso di arrivare finora alla cifra di 15.000 euro prestati, e ribadisco prestati perché mi sono tornati indietro. Facciamo un attimo un inciso, senatore, perché appunto ci ha presentato quella che appunto è una punta dell'iceberg, perché poi ci sono moltissime altre forme, e vediamo che sono tutte quante forme che appunto sono partite dal basso, sono partite sostanzialmente da aggregazioni di persone che hanno cercato modi diversi, modi sempre in modalità più o meno di mercato, ma modalità diversa da quelle del grande mercato, quelle dei grandi attori, per mettere assieme le loro risorse, per mettere assieme le loro competenze, per mettere assieme i loro interessi. Vorrei chiedere, ecco, al professor Dissen, come si passa da condividere il proprio divano piuttosto che condividere con una persona dall'altra parte del mondo una piccola somma per aiutare a realizzare il suo progetto, come si passa da questo a appunto il più grande gestore parquato del mondo senza neanche una di proprietà. Cosa è successo nel frattempo? Beh, è successo tante cose, ma di fatto è successo che da un lato c'erano diciamo una serie di iniziative, anche con una storia, come dicevamo prima, e come si vede anche molto bene da questi esempi, che erano radicate nei tessuti della società civile di molti paesi del mondo, in modi diversi, con storie diverse, però diciamo erano il risultato, e a un certo punto diciamo l'intermediazione digitale di pratiche e storie che esistevano da tempo. A un certo punto è stato molto semplice il passaggio, nel senso che ci si è resi conto che l'economia di piattaforma consente di fare una cosa, di spingere i mercati, quindi intesi proprio come chi vende e chi compra, chi mette a disposizione qualcosa e chi la cerca, spingere i mercati verso quella che nell'ambizione, nell'utopia o nella distopia, bisogna vedere, della sharing economy intesa come economia di piattaforma aggressiva all'americana, è la trasparenza totale. Questo cosa vuol dire? Che una serie di grandi player, o di player che in realtà hanno iniziato come startup digitali piccoline e poi però all'interno della logica della Silicon Valley hanno avuto grandissime iniezioni di denaro, e quindi sono potute allargare molto la svelta conquistando paesi a una velocità incredibile, a un certo punto hanno iniziato a dire ok, tutto quello che non stai usando virtualmente, però la filosofia di base è quella, tutto quello che non stai utilizzando in questo momento lo puoi affittare a qualcun altro. Uso affittare tra virgolette, ma questo è un po' l'elemento poi anche delle dispute che sono in corso in questo periodo. Di per sé non ci sarebbe niente di male, perché ad esempio ci sono delle case non utilizzate in quel momento, oppure un posto letto non utilizzato in quel momento, mi sto riferendo chiaramente a Airbnb, perché non darlo in affitto a qualcuno che sta passando dalla città in quel momento. Di per sé ovviamente non c'è niente di male. Io personalmente, dipende dalle città, in alcune cerco di non farlo, ma sono un utente di Airbnb. La maggior parte delle persone che conosco che viaggiano utilizzano Airbnb, e soprattutto molte delle persone che conosco che sono proprietari di casa, oppure in alcuni casi anche affittuari, mettono a disposizione la propria casa su Airbnb. Quindi di per sé non ci vedo niente di male. Il tema è che su Airbnb da un lato, e poi anche con alcuni altri tipi di piattaforme, concentriamoci un attimo su Airbnb, a un certo punto è successo che la dimensione di scala che queste piattaforme hanno ha iniziato a introdurre alcuni effetti distorsivi dal punto di vista della governance urbana. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono alcune città, prevalentemente sto pensando alle città diciamo di dimensioni medio-grandi in Europa, poi ci sono anche altri casi, penso a Firenze, penso a Venezia, penso a Barcellona, Berlino, eccetera, hanno iniziato nel giro di pochissimo tempo ad essere testimoni di un fenomeno molto strano, cioè nei quartieri particolarmente appetibili dal punto di vista turistico, di solito i centri storici oppure i quartieri diciamo hype in qualche modo, quelli che stanno dentro percorsi di gentrificazione ormai molto avviati, a un certo punto hanno iniziato ad avere pochissime case a disposizione in affitto, quindi molti affitti sono stati chiusi e tutto è stato invece riconvertito in appartamenti per Airbnb.
Questo alla lunga porta, neanche tanto alla lunga, diciamo nel medio termine, porta, può portare ad effetti distorsivi molto radicali. Perché? Perché in alcuni casi si assiste allo svuotamento dei centri storici. C'è una polemica molto forte che sta andando avanti sul centro storico di Firenze nell'ultimo anno, perché in alcuni isolati non ci vivono più le persone, mentre invece gli appartamenti sono andati via con Airbnb. Se si guarda esclusivamente il criterio di mercato, si potrebbe dire va bene, ma dopo tutto è una risorsa che ce l'ha a disposizione, la mette sul mercato veloce, il mercato è più trasparente, quindi si va verso, diciamo, un'utopia in qualche modo di liberismo, di mercato più libero, no? È più efficiente, è più efficace. Dov'è il problema? Il problema è che poi diciamo una serie di cose che fanno parte della nostra esperienza urbana da sempre, perché non dimentichiamoci che comunque le città europee si sono costruite nei millenni, e quindi i legami e il modo di vivere la città si è sedimentato nel tempo, una serie di modi di vivere la città saltano improvvisamente molto velocemente. Perché, e questa è un'esperienza che ho avuto di recente tra l'altro, pensate cosa vuol dire essere l'unico inquilino in un palazzo dove magari gli altri 6 appartamenti cambiano inquilini tutte le notti. Tutto quello che ha a che fare, cioè, sicuramente le persone che ci vanno a stare prevalentemente saranno persone che normali, che ci tengono, eccetera, eccetera, però la cura relazionale del territorio, delle relazioni tra persone, tende a saltare in questo modo. Questo non vuol dire chiaramente che non bisogna andare su Airbnb, sarebbe ridicolo anche solo pensarlo, però è vero che alcuni city council, alcuni comuni, grandi città, stanno introducendo misure correttive da questo punto di vista. In alcuni casi si parla di uno stop di alcuni anni, ci sta ragionando Barcellona, ci sta ragionando Amsterdam, in alcuni casi si parla proprio di vietarlo completamente. Barcellona, ad esempio, sta ragionando su un modello alternativo che va molto più nella direzione degli esempi che sono stati fatti vedere adesso online, si chiama Airbnb, che è, diciamo, una forma di Airbnb etico, dove il ruolo, tra l'altro, del consiglio, del comune, del comune, è molto importante, e che fondamentalmente prevede una serie di limitazioni a una serie di effetti. Questo ve lo dico, vi dicevo, ce l'ho avuto anch'io come esperienza, proprio perché, e questo secondo me fa riflettere, siamo nel 2019, c'è una mutazione dello zeitgeist, dello stato di fatto delle cose impressionante. Ho fatto una cosa molto semplice quest'estate, prima di andare veramente in vacanza potevo andare per 2 settimane a lavorare a distanza, quindi un amico mi presta le chiavi di casa di una città che non conosco, casa che non conosco, vado molto contento perché era vicino al mare, invece di stare a Milano a cuocermi, almeno la sera potevo andare a bermi un bicchiere di vino vista mare. Nel palazzo c'erano 5-6 appartamenti, tutti dati con Airbnb. Faceva impressione, nel senso che io ho visto la distanza, nel senso che la mia esperienza era quella che c'è sempre stata in qualche modo. No, tieni le chiavi di casa, te la presto. Gli ho lasciato qualche bottiglia di vino, così, perché tra amici si fa, è andata bene così. Gli altri invece erano Airbnb. Non c'era niente di male, però improvvisamente la qualità proprio esperienziale della vita di condominio si sentiva che era completamente diversa. Questo, mi sono concentrato su Airbnb, ma chiaramente è successo su tutta una serie di altri mondi. Tipicamente i tre grandi segmenti sono l'ospitalità, quindi Airbnb, ci sono anche altre piattaforme, ma Airbnb è quella più rilevante, le consegne, e qui magari ne parliamo dopo, però insomma c'è tutto il mondo dei fattorini, tutte le varie Foodora, Glovo, eccetera, eccetera, eccetera. E ci sono, appunto, negli ultimi 2 anni sono successe parecchie cose molto interessanti. E il terzo è quello della mobilità, con, appunto, le due cose che sono state citate prima: da una parte Uber, che ha cercato, ovviamente sembra abbastanza incredibile dal punto di vista finanziario, ma ha cercato di, diciamo, rendere perfettamente trasparente un mercato di driver, di guidatori possibili, quindi sostituendo il mondo dei taxi e dei trasporti pubblici virtualmente con quello dei guidatori, in Italia siamo noleggio con conducente, con tutti i problemi che ci sono stati, e dall'altra parte invece quello di BlaBlaCar, che però è un po' diverso, perché comunque BlaBlaCar, diciamo, è molto meno invasivo, cioè entra molto meno a gamba tesa all'interno delle situazioni, e soprattutto, visto che serve anche se contesti che altrimenti farebbero fatica ad essere connessi, io personalmente lo vedo in un modo un po' diverso. Cioè, soprattutto ad esempio sulle aree interne, BlaBlaCar serve molto, nel senso che molto spesso per arrivare in alcuni posti è quasi l'unico modo, magari in treno ci metteresti 15 ore, mentre BlaBlaCar magari ci 24.
Ah, ripasso la palla al senatore Gilotto, perché appunto si è parlato di leggi, si è parlato però anche di proprio di modelli. Da questo punto di vista invece volevo chiamarla in causa invece proprio come presidente della Commissione Industria e come legislatore. Cioè ci troviamo appunto in un contesto in cui non è facile normare esattamente tutte queste tipologie economiche, anche perché spesso insomma sono contesti che nascono nell'informalità, nascevano come modi per aggregare reti informali di persone. Quando invece diventano potenze economiche, capire come dargli una forma, come dargli un certo ordine non è scontato, specialmente perché poi appunto ci troviamo fenomeni molto complessi. Cioè parliamo appunto del caso dei riders, non so se lo conoscete, cioè in tutta Europa e adesso anche in Italia, queste società che usano dei software per gestire le consegne appunto da Foodora a Glovo, tutto questo genere di soggetti, sono in contesa proprio i lavoratori, perché così come quelli di Uber formalmente si tratta di lavoratori autonomi, solo formalmente, solo perché questa loro autonomia viene completamente dettata da algoritmi e chiaramente poi parliamo dei lavori che non sono strettamente qualificati. È vero che si tratta di appunto lavori che spesso vengono venduti come il lavoro di un hobby, ho un po' di tempo, lo metto a disposizione, però appunto ci troviamo invece spesso sotto il controllo di algoritmi che sono spesso molto invasivi e con condizioni contrattuali che, essendo un settore ancora poco chiaro, non è che sono riconducibili facilmente a un contratto collettivo e quant'altro. Infatti una delle rivendicazioni più forti dei fattorini è quella di essere quantomeno ricondotti a un contratto collettivo. Quindi ecco, volevo chiedere al senatore Gilotto anzitutto due cose, un breve quadro su quanto tutto questo sia effettivamente normato e anche normabile, per evitare che poi si cada non tanto nella condivisione quanto nell'illusione magari di regole piuttosto che anche della normativa fiscale. E il secondo punto è: quanto c'è di innovativo in questo genere di piattaforme di condivisione? È veramente così innovativo creare un algoritmo innovativo e quindi meritevole anche di supporto, diciamo, creare un algoritmo che dica come gestire la consegna di un panino piuttosto che un altro, e in che modo questo poi va contemperato con tutta la normativa sui diritti d'autore e quant'altro? Sì, vi ho condiviso la schermata con il decreto che è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale, e questo è un decreto che è stato promulgato poche settimane fa, pochi giorni fa, e che è una risposta concreta proprio al fenomeno dei cosiddetti riders, e quindi queste piattaforme che gestiscono il lavoro appunto in base a questi algoritmi. Io proprio questo pomeriggio ho fatto un video spiegando quali sono le principali misure di questo decreto. Diciamo semplicemente che a questi lavoratori particolari, che sono appunto questi fattorini che consegnano cibo, altri prodotti con le biciclette, con i motorini, vengono innalzate tutta una serie di tutele, anzi vengono introdotte una serie di tutele che non avevano, quindi da un'assicurazione medico-sanitaria al fatto che la retribuzione non sarà più a cottimo come era fino a oggi, ma sarà con un calcolo che prevede anche una percentuale di cottimo, ma non assolutamente il 100% del cottimo. Quindi rimando magari a chi è interessato al mio video che ho fatto questo pomeriggio, in cui appunto spiego le principali misure di questo decreto, che è andato proprio a toccare questo settore di questa economia, appunto chiamiamola di condivisione, ma in questo caso è assolutamente impropria. Qui si tratta semplicemente di un servizio di consegne a pagamento, per cui personalmente non lo ritengo nulla. C'è anche il rischio che venga venduta come condivisione. C'è anche il rischio che venga venduta come condivisione quella che spesso è l'economia di rendita, in realtà. Cioè un altro modo di stare una rendita, magari appunto immobiliare, piuttosto che di lucrare su servizi che, tra l'altro, poi non sono neanche di proprietà. Questo è anche un po' paradossale. Ci sono piattaforme che diventano rentier, che fanno rendita su cose che non sono neanche loro. Come si può tutelare da questo punto di vista la società? Sì, diciamo che il tema principale che il web ha fatto esplodere in maniera esponenziale è quello dell'elusione fiscale. Con le piattaforme web è possibile gestire tutta una serie di affari, di prodotti, di servizi, e piazzando la sede fiscale in sede opportune
non opportune per noi cittadini, ma opportune per le aziende, è possibile legalmente, perché ribadiamo che l'elusione fiscale non è l'evasione fiscale, ricordiamocelo sempre, l'evasione è illegale, l'elusione è legale. E quindi questo è uno dei temi principali che il web ha moltiplicato in maniera parossistica, e questo sarà un problema che per forza di cose dovremo risolvere a livello internazionale. Non è pensabile che l'Italia da sola possa trovare una soluzione sufficiente. Sicuramente potremo trovare delle soluzioni parziali, ma per trovare quella definitiva ci vuole una collaborazione internazionale che, diciamolo, da anni si sta portando avanti, e alcuni passi avanti sono stati fatti, quindi l'incrocio di banche dati, il cadere di segreti bancari, diverse cose sì, sono state fatte, bisogna proseguire in questo senso. Così come l'altra grandissima, io direi, peggioramento che ha portato il mondo del web e dell'informatica è il mondo finanziario, perché in questo momento per fare una transizione finanziaria ti vogliono 0,2 millisecondi. La borsa di New York è in grado potenzialmente di fare 600 miliardi di operazioni al secondo, 600 miliardi di operazioni al secondo. Ha dismesso il suo sistema a fibre ottiche, perché le fibre ottiche erano troppo lente, e ha messo un sistema laser per guadagnare qualche frazione di secondo. Le grandi compagnie finanziarie piazzano il loro data center fisicamente il più vicino possibile alle borse, perché man mano che si allontanano e devono passare per delle centrali di computazione elettroniche, queste centrali gli fanno perdere qualche millisecondo, e qualche millisecondo a quei livelli è tantissimo. Tant'è vero che il database che registra le transizioni, che attualmente le registra al milionesimo di secondo, gli è stato chiesto di prepararsi per registrarle al nanosecondo, e ricordiamo che il nanosecondo è un miliardesimo di secondo. Si possono acquistare i dati previsionali sull'andamento del mercato con 2 secondi di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, e capite che 2 secondi sono una cifra che umanamente non significa nulla, ma a quei livelli significa moltissimo. Le grandi compagnie finanziarie vanno a caccia nelle università dei migliori programmatori software, perché se riescono a limare dal famoso algoritmo, perché in questo momento la media mondiale è che il 70% delle transizioni finanziarie sono automatizzate, cioè vengono fatte dai computer. Alcune banche fanno 100% delle transizioni finanziarie via computer. Se riescono a limare qualche millisecondo, qualche microsecondo ai loro software, significa tanti, tanti soldi in più. Quindi questo è un altro problema generale, scusate, sono andato fuori tema, ma per far capire che così come nello sharing non c'è tutto di positivo, io su Uber non ci vedo praticamente nulla di positivo, anche nel mondo finanziario purtroppo c'è questa distonia. Quindi io prima ho fatto vedere velocemente Kiva, perché è un qualcosa che è alla portata di tutti, perché i prestiti sono di 25 dollari a taglia, a colpo, quindi 25 dollari sono 20 euro, quindi insomma è l'equivalente di una serata singola in pizzeria, e ribadisco, sono prestiti e non beneficenza. E oltre a quello c'è tutto il mondo della finanza etica, che lo dico, che così diciamo riassumo il concetto, non solo etica, ma è anche più redditizia, ed è 3 volte più redditizia, perché gli studi fatti prendendo ad esame 10 anni di funzionamento delle banche tradizionali e delle banche etiche dimostrano che le banche etiche sono mediamente 3 volte più redditizie. Quindi anche questo è un motivo che mi fa dire che queste serate informative si dovrebbero fare spessissimo, perché parlando con il cittadino queste informazioni non vengono date. Certo, l'obiezione normale è: perché non le date voi? Noi vediamo, ma noi non siamo il famoso mainstream, noi non gestiamo il famoso mainstream, quello che pubblicano giornali, radio, telegiornali, TV non lo decidiamo noi. La RAI deve essere autonoma, perché deve essere autonoma, deve essere svincolata dalla politica,
ogni tanto queste informazioni passano, ma veramente molto, molto raramente. E poi succede quello che è successo con l'esplosione, diciamo, l'apertura del vaso di Pandora di un anno e mezzo fa, quando è fallito Veneto Banca, è fallita Popolare di Vicenza e si è portata dietro 200-300 mila risparmiatori che hanno perso moltissimi soldi, perché la loro cultura finanziaria era bassa, con tutto il rispetto per queste persone, anzi con la solidarietà di queste persone che proprio perché avevano una cultura finanziaria bassa sono stati facilmente manipolati dalle banche, che si sono autoproclamate sicure, ma le banche sono un'impresa privata e nessuna impresa privata può autoproclamarsi sicura, infatti si è visto il risultato. Allora, parliamo proprio, ecco, di qualche aspetto finanziario, però viriamola in positivo. Parliamo, direi, di crowdfunding, crowdsourcing e in generale anche per esempio di Kickstarter. Io sono chi mi conosce sa che sono abbastanza nerd, seguo molto giochi di vario tipo, di varia tipologia. Il mondo del crowdfunding, del crowdsourcing, del Kickstarter è diventato un modello di business vero e proprio per moltissime società che operano nel settore creativo in generale. Si parla di musica, si parla di giochi, ma si parla anche proprio anche di progetti sociali, per esempio, molto spesso, ma anche di progetti artistici. Da questo punto di vista, quindi, ci troviamo di fronte a un aspetto duplice. Ecco, vorrei chiedere, ecco, a prima Berna, poi anche al senatore Girotto, che sta introducendo il tema, delle riflessioni su questo, su quanto questo modello, anche qui, sta effettivamente aiutando a crescere il settore creativo, in quale direzione sta andando, anche a creazione in Italia, e come si può, insomma, evitare, quali possono essere le storture che ha e come si possono eventualmente correggere. Basta parlare. Allora, la questione del crowdfunding è estremamente interessante, anche se, appunto, quando ci pensavo giusto l'altro giorno, in qualche modo è interessante proprio perché ha un po' superato la cresta dell'onda, nel senso che fino a, diciamo, 3-4 anni fa nei mondi legati all'innovazione era... non hai ancora fatto un crowdfunding, oppure non hai ancora dato dei soldi per un crowdfunding. Adesso la cosa è un po' passata, no, che non vuol dire che non si faccia più, anzi, questa è la cosa interessante, non è più all'ultimo grido, cosa che secondo me per quello che ha a che fare con le questioni legate all'innovazione è sempre positiva, nel senso che passa un po' di enfasi e quindi si può iniziare anche a vedere cosa funziona bene e cosa non funziona. Adesso il panorama è sostanzialmente questo, nel senso che esistono tipologie, ormai chiaramente Kickstarter è la più famosa, ormai esistono letteralmente molte migliaia di piattaforme di crowdfunding, alcune super specializzate, credo ormai ci siano veramente su qualsiasi cosa, diciamo che ormai sono consolidati alcuni filoni. Esiste un filone di crowdfunding che ha a che fare sostanzialmente col pre-selling, viene chiamato, quindi con la prevendita in qualche modo. Quindi dicevi, sono un grande appassionato di giochi, con i giochi tipicamente succede in questo modo, cioè un'azienda, ma non solo con i giochi, con tanti tipi di prodotti anche tecnologici, un'azienda che vuole mettere sul mercato un prodotto, prima lo progetta, prima fa la campagna di comunicazione, se raggiunge un numero sufficiente di contributor, il prodotto va in produzione. Questo è un meccanismo piuttosto interessante perché, diciamo, rende più lineare alcuni tipi di processi. Certo, cosa molto interessante, negli ultimi anni si è iniziato a vedere che soprattutto sui prodotti di alta tecnologia sono venuti fuori i problemi di alta tecnologia, diciamo prodotti tecnologici, cioè in alcuni casi hanno fatto troppe prevendite. Per cui in alcuni casi, ad esempio, erano attrezzati tecnologicamente, produttivamente per realizzare magari 10.000 prodotti, la prevendita è stata di 2 milioni. A quel punto, di solito, cosa è successo? Sono scappati. Oppure hanno fatto bancarotta. Ci sono un po' di libri e di articoli molto belli che raccolgono questo. Esatto, troppo successo. Invece, tipicamente, c'era Suicide Kittens, che era un gioco di carte che è stato, a un certo punto, ha vinto il record di progetto più finanziato nel 2016, se non ricordo male, in assoluto. Loro ne volevano produrre, se non ricordo male, tipo 1000 mazzi di carte, di un gioco di carte. Sono arrivati, non mi ricordo più, ma una cosa tipo 1 milione, 1,5 milioni di prevendite nel giro di 3 giorni. Però diciamo che lì è andata bene, nel senso che l'economia di scala per produrre delle carte non è quella per produrre una bicicletta elettrica, faccio un esempio. Comunque, quello è tutto un filone. Filone completamente diverso è quello che ha a che fare
con le forme di, ultimamente si utilizza il termine di mecenatismo in crowd. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi si occupa di produrre opere d'ingegno, sostanzialmente quindi libri, dischi musicali, spettacoli teatrali, metteteci voi quello che preferite, produce in tutto o in parte il proprio lavoro attraverso piattaforme di questo tipo, tipicamente Patreon, che poi è un meccanismo ancora diverso, ma adesso non entriamo troppo nei dettagli. Questo è molto interessante perché in mondi, penso ad esempio a quello della musica, che ha una soglia di accesso molto 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 alta, è molto più facile per alcuni gruppi partire per prodursi un disco facendolo in questo modo che non invece attraverso i canali tradizionali, soprattutto perché tutta l'economia tradizionale connessa a concerti, diritti d'autore, ormai è saldata, diciamocelo completamente. Questo è molto interessante, molti critici rilevano un fenomeno, cosa che è assolutamente vera, cioè che a volte c'è il rischio che in questo caso si deresponsabilizzino le istituzioni che tradizionalmente sono deputate al finanziamento della cultura, dicendo ma dai, fatti un crowdfunding, poi dopo vediamo, no? Da questo punto di vista il crowdfunding è fondamentale, ma è fondamentale come strumento complementare per la promozione della cultura e non può essere un sostituto per intero. Ci sono comunque esempi interessantissimi, l'ha fatto Stephen King, vabbè, per lui viene facile, l'hanno fatto i Radiohead, l'hanno fatto un sacco di gruppi e di musicisti e di scrittori. Poi c'è tutto il fenomeno dell'equity crowdfunding, che credo fosse quello a cui si riferiva prima l'onorevole, è sicuramente un mondo estremamente interessante. C'è una legge, che se non ricordo male, del 2014 o del 2015 in Italia. Poi andiamo a cercare, in alcuni paesi del mondo ha preso abbastanza piede, in Italia mi sembra stia iniziando a funzionare, c'è sicuramente ancora molto da fare, credo molto anche dal punto di vista di informazione finanziaria per l'appunto su queste cose. E poi il quarto elemento, che è molto 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 promettente, ci sono alcuni casi ormai di grandissimo successo, è quello del crowdfunding civico. Crowdfunding civico vuol dire che la governance urbana, perché poi l'organizzazione che la promuove può essere anche molto diversa, coinvolge cittadini o persone che sono interessate a un territorio nella finanziamento o cofinanziamento di opere di interesse per lo spazio urbano. In Italia c'è stato un esempio molto molto bello, che è quello del portico. Avevano dei problemi di ordine urbanistico e che per intervenirci sarebbe stato necessario un mega piano con mega investimenti eccetera eccetera, hanno fatto questo ponte di legno temporaneo parzialmente in crowdfunding e hanno raccolto solo poco male 3 milioni. Da questo punto di vista mi inserisco nei miei doveri di comunicatore del festival e ricordo che proprio il tema dell'approccio al mercato per i giovani creativi, ci saranno due eventi nei prossimi giorni. Domani pomeriggio, venerdì, ci sarà un networking e incontro sul branding per artisti, creativi e quant'altro, e poi torneremo anche nei workshop digitali sabato pomeriggio con una piattaforma di sharing economy, che è Tilent, che ci spiegherà come promuovere l'arte sul web. Passo la parola al senatore Girotto, insomma, anche qui per ricollegarci a questo tema, a cavallo appunto tra crowdfunding ma anche equity crowdfunding, in generale la finanza in crowd, la finanza sharing. Quali sono le prospettive, quali sono le opportunità e quali sono anche poi, qual è anche un po' la situazione legislativa, perché poi il nostro paese da questo punto di vista si sta approcciando molto lentamente a temi come il venture capitalism piuttosto che appunto l'equity crowdfunding, quindi quali sono gli strumenti legislativi che possono agevolare un po' la crescita di questo settore e indirizzarla verso delle finalità di interesse collettivo, non soltanto privato, diciamo. Sì, il crowdfunding è stato normato proprio da una legge qualche anno fa. Io volevo agganciare a questo anche un settore vicino, che è quello delle obbligazioni verdi, per cui ci sono tutta una serie di enti pubblici che emettono obbligazioni, che quindi hanno un rendimento finanziario non spaventosamente alto, ma neanche spaventosamente basso, quindi sempre di più che non lasciare i soldi naturalmente. E vengono chiamate obbligazioni verdi e servono per progetti di pubblica utilità, da quelli che possono essere operazioni di manutenzione degli acquedotti, degli impianti fognari, costruzione di nuove aree di ospedali, costruzione di nuove tratte metropolitana,
tutta una serie di progetti pubblici, quindi è un'ulteriore possibilità di scelta del cittadino informato consapevole, che dice ok, io i miei risparmi, anziché genericamente depositarli in banca, posso acquistare queste obbligazioni, so esattamente a cosa serviranno questi soldi, perché mi viene certificato che quei soldi serviranno per il progetto, per esempio, di costruzione di una nuova tratta metropolitana piuttosto che di manutenzione dell'acquedotto. Ha già detto moltissimo Nissen, crowdfunding, abbiamo la parte, diciamo, puramente sociale, quindi no profit, senza scopi di lucro, e poi abbiamo la parte equity. Io mi permetto solo di condividere per la parte equity questo articolo, questo post di una, dell'unico istituto di finanza etica che abbiamo in Italia, che ha fatto partire una collaborazione con una società che offre il servizio di equity crowdfunding, e quindi insomma, diciamo, dà le massime garanzie che i progetti proposti e la società che fa, diciamo, da intermediario, è tutto, diciamo, nella massima trasparenza e nel massimo rispetto appunto della legge che da poco è stata normata su questo. Per cui in questo momento quello che serve maggiormente è una presa di coscienza da parte di tutti, da parte degli investitori e da parte dei cittadini, perché come dicevo prima, questo è un qualcosa che va a implementare e a cambiare moltissimo il paradigma passivo che ha l'utente medio, che si limita a portare i propri soldi in banca. E poi quello che ne viene fatto non ha strumenti di trasparenza, non ha strumenti di scelta, strumenti di controllo. Qui si aprirebbe tutto un altro settore per parlare di finanza etica, ma non è, diciamo, il tema della serata. Se posso avere solo un minuto, volevo completare velocemente la lista che stavo facendo prima, intanto facendo vedere che appunto l'Associazione Nazionale Banca del Tempo esiste, eccola qua, che prima non si apriva la pagina, quindi ciascuno può entrare in questa associazione, che questa sì è condivisione assolutamente no profit, perché qui non c'è nulla che viene guadagnato. Completare solo un attimo il discorso del couchsurfing e della condivisione di case. Una delle associazioni italiane di consumatori ha fatto un test recentemente mettendo a confronto le prime 10 società che offrono questo tipo di servizi, e questo è l'articolo relativo, per cui eventualmente uno lo può visionare tranquillamente. E poi molto semplicemente volevo dire dell'ultima cosa che si può condividere, che sono gli orti. Ci sono gruppi di acquisto terreni, ci sono gruppi di acquisto di aziende agricole, ma ci sono anche esperienze di orti condivisi che possono essere o dati in comodato gratuito tipicamente dal comune, oppure semplicemente un insieme di cittadini si mette assieme, compra o affitta un terreno e su quello condivide proprio la produzione dell'orto. Produzione che può essere fatta dai cittadini stessi, che vanno fisicamente anche, diciamo, a zappare, a seminare, a raccogliere i prodotti, oppure altri preferiscono poi affidarsi a dei coltivatori, a dei professionisti, o a farsi insegnare come coltivare e poi portarli avanti da solo. Sulla mobilità, Nissen ha parlato molto di questo aspetto. Abbiamo detto che Uber è un'iniziativa commerciale a pagamento, ci sono diversi altri siti che invece puntano di più sulla condivisione, quindi l'aspetto di profit è molto molto attenuato, se non inesistente. Io mi permetto solo di dire che la forma di condivisione più veloce, e in questo caso che potrebbe essere anche più efficace e che ha solo buoni motivi per farlo, è quella tra colleghi di ufficio. Io da un anno e mezzo lavoro qui a Roma, un anno e mezzo, l'ultima legislatura, 6 anni e mezzo.
sono qui quasi sempre a Roma con il traffico che potete immaginare e continuo a spingere il cittadino, perlomeno i colleghi d'ufficio, i colleghi di azienda, a verificare se ci sono appunto colleghi con cui condividere una parte del tragitto, perché in questa maniera le congestioni stradali si ridurrebbero moltissimo. Si parla moltissimo di mobilità elettrica, un tema a cui seguo moltissimo, si parla soprattutto di mobilità sostenibile, che è diverso dalla mobilità elettrica, però la forma immediata a costo zero che farebbe scendere le congestioni, l'inquinamento e i costi è condividere la propria auto. In questo momento il tasso di occupazione dell'auto a livello nazionale è di 1,3, quindi vuol dire che in un'auto mediamente viaggiano 1,3 passeggeri quando un'auto tipicamente ne porta 5, a parte insomma le micro car che sono una percentuale abbastanza ridotta, e mediamente il chilometraggio odierno è inferiore ai 20 km nella stragrande maggioranza. Quindi la preghiera è quella di incominciare dalle condivisioni più semplici, che sono quelle della propria auto. Purtroppo noi abbiamo un problema culturale che è quello del fatto che condividere qualcosa ormai per noi è diventato sinonimo di povertà. Ormai ci rifiutiamo di condividere qualche cosa perché sembra quasi che ammettiamo di essere poveri, quindi dobbiamo avere, se abbiamo 10 metri quadri di giardino, dobbiamo avere un tagliaerba, un decespugliatore, ciascuna famiglia deve avere un oggetto che magari usa una volta al mese e la condivisione non la vogliamo prendere in considerazione proprio perché abbiamo avuto in 60 anni un cambiamento dello stile di vita e del livello di vita che è passato da un estremo all'altro. Spesso si dice che siamo passati da un estremo all'altro, adesso dovremmo ritornare un pochino indietro e trovare un giusto equilibrio, perché ovviamente nessuno vuole tornare alla situazione di 100 anni fa, ma siamo nel lato opposto che, ricordiamocelo, non è sostenibile. Semplicemente non è sostenibile. Lo stile di vita che abbiamo, la quantità di rifiuti che produciamo, semplicemente non è sostenibile. E quindi, se non per amore, diciamo così, di moralità e cultura più collettiva, lo dovremo fare proprio perché saremo costretti. Non sarà possibile, non è possibile continuare a estrarre la quantità di materie prime che continuiamo a estrarre oggigiorno e produrre la quantità di rifiuti che produciamo oggigiorno, dei quali la percentuale di riciclo è ancora estremamente bassa. Faccio solo l'esempio: tutti quanti hanno in tasca uno smartphone che fa parte dei dispositivi elettronici. Ecco, i dispositivi elettronici in Italia vengono riciclati al 20%, ed è un danno economico enorme e un danno ambientale altrettanto enorme, perché l'80% di quelli che non vengono smaltiti correttamente va a finire tipicamente in India, in Africa, dove viene smaltito, dove vengono recuperati i metalli preziosi che sono all'interno, con un impatto ambientale enorme, impatto ambientale che poi torna indietro, perché parliamo di inquinamento di acqua, parliamo di inquinamento di aria, e l'aria e l'acqua non hanno confini e quindi paradossalmente ci torna indietro. Quindi questo era per chiudere un attimo il cerchio e per invitare tutti a cambiare un po' mentalità, perché questa serata è estremamente utile, ma avremmo dovuto iniziarla dicendo: ma qualcuno di noi è disposto a condividere qualcosa con altri, soprattutto con degli sconosciuti? Ora il web ci aiuta moltissimo perché in questi siti di condivisione molto spesso ci sono punteggi, ci sono indici di affidabilità, ci sono i feedback, quindi le esperienze di chi ha già provato e quindi può dire: mi sono trovato bene, mi sono trovato male, ho avuto questo problema, ho avuto questa soddisfazione, mi sono trovato molto bene. Quindi effettivamente il web in questo può fare molto, perché condivide non solo le esperienze negative ma anche quelle positive, e quindi ciascuno non parte da zero ma parte facendo tesoro delle esperienze altrui. Quindi se oggi come oggi, quando siamo in una città sconosciuta,
andiamo su TripAdvisor, andiamo su altri siti per trovare un ristorante, per trovare una pizzeria, andiamo a leggere i commenti su quel locale per andare a colpo sicuro, ecco, sappiamo, ricordiamoci che abbiamo questo tipo di indicazioni anche per tantissimi siti che fanno vera condivisione no profit, e quindi non è un salto nel buio. Non è un salto nel buio, ma io posso imparare e verificare dalle esperienze già fatte dagli altri. Molto bene. Ah, passerei, visto che si è parlato molto di esperienze civiche e visto che abbiamo anche due assessori qui presenti, allora lancio la palla ai nostri ospiti e gli chiedo, dateci qualche suggerimento eventualmente implementabile su come possiamo rendere shareable una comunità. Cosa un comune italiano, un tipico comune italiano può fare per sfruttare la sharing economy, per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini in maniera da renderla più sostenibile, più etica o anche semplicemente più efficiente? Allora, visto che ho aperto dicendo che mi sento sempre un po' a disagio quando utilizzo il termine sharing economy perché non so da che parte prenderlo, dipende sempre dall'interlocutore, mi gioco la carta vocabolario. Noi preferiamo ormai sempre di più parlare di forme di cultura collaborativa o di innovazione sociale generativa. Ad esempio, innovazione sociale generativa è un termine che ormai è entrato nell'uso, è stato spinto molto da Ezio Manzini, che è un professore di design dei servizi per l'innovazione sociale al Politecnico di Milano, ma tramite la sua tesis è entrato un po' in circolo un po' in tutti i paesi di lingua inglese. Cosa vuol dire? Vuol dire che ormai se allarghiamo, utilizziamo questa lente, quindi di processi portati avanti da comunità, reti e organizzazioni e individui in alcuni casi, sui territori che trovano risposte collettive, collaborative, utilizzando praticamente tutti i dispositivi che abbiamo visto stasera, combinati in alcuni casi anche tra di loro, ma con un elemento preciso, particolare, che è quello del rinsaldamento dei vincoli di coesione sociale, cioè dei legami di coesione sociale sul territorio. Questo cosa vuol dire? Sì, io posso anche mettere le case, tornando sempre a Airbnb, posso mettere anche le case su Airbnb, però se trovo dei modi per generare legami tra i soggetti che non siano esclusivamente legati al profitto e quindi non siano esclusivamente legati a un beneficio economico, posso far succedere degli altri pezzi. Questo fa, tra parentesi, sempre anche molto molto bene agli affari. Questo è un distretto, voi sapete molto bene che i distretti beneficiano sostanzialmente dei legami tra le persone, perché è la grande differenza di competitività poi che c'è rispetto ad altri tipi di territori. Mi vengono in mente alcuni esempi. Allora, numero uno, sicuramente c'è tutto il tema dei makerspace / Fab Lab, poi sono due cose diverse, ma più o meno si parla della stessa cosa. Non so se ne avete uno qua. Allora, io da quando è venuto fuori il fenomeno, all'epoca ho studiato tantissimo, è sempre stato un grandissimo sostenitore, ma ho sempre anche detto che c'è un equivoco di fondo, nel senso, soprattutto qualche anno fa, quando la cosa era agli inizi, quando sono iniziate a diffondere soprattutto le stampanti 3D da tavolo, insomma, le persone arrivavano e mi dicevano: sì, ma io che ci faccio con questo fischietto brutto di plastica bianca che poi se lo metto in tasca si rompe? Cioè, ci ho messo un giorno con questa cosina che fa zzz, 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 e poi adesso il punto. Innanzitutto non si fanno solo cose di quel tipo, ma ormai per fortuna le tecnologie di manifattura digitale sono diventate molto più accessibili anche per produzioni più articolate e soprattutto per prototipazioni che poi possono servire anche a distretti. Questo è il primo pezzo. Ma la cosa che è molto interessante in realtà è che ormai è chiarissimo, io lo vedo nella pratica quotidiana, a Milano frequento anche nel tempo libero, anche solo per andare a bere un bicchiere di vino con gli amici, almeno 4-5 makerspace, e ci organizziamo tanti eventi dentro con che fare, ci organizziamo i dibattiti culturali dentro i makerspace. La cosa chiara è che in realtà sono degli hub territoriali di reti locali di intelligenza collettiva.
cioè l'attività, quello che poi alla fine ti porta a stampare quel fischietto o quella statuina stupida o a tagliare qualcosina con la laser cutter, che non è necessariamente l'oggetto più bello che hai visto in vita tua, in realtà incorpora quell'oggetto reti di rapporti sociali che vanno in giro per il mondo e quantità enormi di sapere che poi appunto si cristallizza e si materializza in oggetto. Questo numero uno, e quindi credo proprio che un territorio come questo, per vocazione, su questo può lavorare ancora tantissimo, in ottica però anche internazionale, perché comunque, cioè, la cosa bella poi dei makerspace e dei Fab Lab è che sono una rete globale. Cosa, per esempio, un progetto molto interessante, WeMake, degli amici di Milano, uno, penso, dei Fab Lab più interessanti che ci sono in Italia ma anche in Europa. C'è un programma di residenze artistiche per fabbers, designer, artisti da tutto il mondo, vengono da New York, fanno corsi alle persone sul territorio, poi ripartono, i ragazzi di Milano li vanno a trovare a New York o a Shanghai o dov'è, e questo costruisce rete, chiaramente, numero uno. Numero due, sicuramente quello che noi proprio anche con la lente di Che Fare vediamo come la cosa che funziona meglio forse in Italia in questi anni sono i nuovi centri culturali. Nuovi centri culturali, tema molto ampio, sotto il cappello ci possono stare cose molto diverse, in alcuni casi sono spazi che magari sono stati ristrutturati fisicamente con le varie ondate di Urbact, i vari finanziamenti della comunità europea per gli spazi industriali dismessi, che però fino a qualche anno fa rimanevano un po' tipo, non tutti, però prevalentemente, delle specie di sacchiaponi rimessi a nuovo con tutte le uscite di sicurezza che funzionano, però poi sostanzialmente disabitati dalle comunità. Quello che sta succedendo invece negli ultimissimi anni è che, per una serie di motivi molto, molto lunghi e complessi, non mi sto adesso a riassumere, molti di questi posti iniziano a essere veramente vissuti e attraversati da comunità che, numero uno, fanno veramente cultura, nel senso che la producono, la distribuiscono e fanno da territoriali per produzioni culturali che sono anche internazionali. Numero due, producono lavoro, perché in tanti di questi posti la gente comunque lavora. Numero tre, sono delle integrazioni al welfare tradizionale complementari, non sostitutive, torno sempre su questo pezzo ma perché per me è fondamentale, che in alcuni casi funzionano veramente bene. Alcuni esempi, il Mozzafiato in Italia, direi sicuramente Expad a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, che è un posto pazzesco. Io quando sono stato, sapevo che era molto bello, ma quando sono stato a vederlo ho visto la qualità della produzione, cosa ci fanno i ragazzi dentro, tutti i ragazzi del paese, tutti suonano uno strumento in un'orchestra, diciamo in una provincia del sud Italia che non è sicuramente ricca come altri posti, è qualcosa che cambia veramente le carte in tavola. Lo stesso ad esempio per il cantiere da Zisa a Palermo, che è una zona gigantesca, in realtà ormai in tutta Italia ci sono esempi di questo tipo, proprio letteralmente nord, sud, centro, aree interne o metropoli. Terza cosa, un fenomeno che credo sia stato molto interessante per aree, diciamo, a forte vocazione manifatturiera e che ha a che fare con quello di cui stiamo parlando stasera, è tutto il mondo delle monete complementari, che era, appunto, mi volevo riagganciare anche a tutto il discorso della finanza. Allora, il mondo delle monete complementari è enorme, ci sono funzionamenti anche molto diversi, però abbiamo visto negli ultimi anni che in alcuni luoghi funzionano. Ad esempio c'è il circuito Sardex, che deriva da Sardex perché il primo l'hanno fatto in Sardegna, sono partiti, se non ricordo male, 7 reti territoriali diverse, tutte tra l'altro in distretti a vocazione manifatturiera, questa è la cosa interessante. Alcuni poi sono anche esaurite come esperienze perché non hanno funzionato, però altre invece funzionano molto bene. Lì l'idea di base sostanzialmente è che una parte delle transazioni B2B, quindi business to business, avviene non solo in euro ma anche appunto in questa moneta complementare che è il cambio 1-1 con l'euro, che si chiama Sardex. Qual è il vantaggio? È che una parte della ricchezza prodotta rimane sul territorio, e perché quindi, non so, devo comprare la carta per l'ufficio, la compro in Sardex, perché della transazione da 1000 euro il 20%, se non ricordo male, il massimo può venire in Sardex e lo prendo in quel modo. È sicuramente una frontiera interessante da guardare. Bene, se ci sono domande, altrimenti io ringrazierei i nostri ospiti e chiuderei con la nostra prima serata remake. E ci do appuntamento a domani. Domani sarà tornata. Posso aggiungere anche una cosa? Certo.
perché si è rivolto agli assessori e ovviamente agli enti pubblici nel momento in cui riescono a dare informazioni utili e a far salire il livello informativo di un cittadino, fanno la cosa più importante di tutte, perché c'è una differenza enorme tra sapere e non sapere e non avere determinate informazioni. Per cui io mi limito a dire: utilizzate tutta una serie di esperienze che sono già state fatte in altri comuni, e quindi ci sono tutta una serie di best practice, quindi di buone pratiche che sono già appunto state portate avanti da altre comunità, e io qui mi sono permesso di raggrupparne tantissime. Ho fatto una sezione proprio del mio sito in cui vado semplicemente a prendere tutta una serie di cose, il 90% sono italiane, portate avanti da altre comunità, e faccio una scorsa velocissima perché sono veramente tante. Ma a parte quello, prego veramente tutti gli amministratori pubblici di fare la cosa più importante, che è a costo praticamente zero per il comune, perché basta un'aula e una persona, e insegnare a utilizzare le app, perché le app aprono un mondo di risparmi mostruoso. Abbiamo parlato tanto di condivisione, tantissime delle cose di cui abbiamo parlato si utilizzano con questo strumento, con delle app relative, ma le persone non lo sanno. Le persone non sanno che si può pagare un bollettino postale senza andare in posta, semplicemente fotografando il codice a barre. Le persone non sanno, e parlo soprattutto degli anziani, che ci sono delle app che permettono di leggere articoli, libri. Molto spesso gli anziani hanno qualche problema di lettura e quindi sono poco invogliati a leggere. Ci sono delle app che leggono ad alta voce libri, articoli, riviste. Ci sono le app per acquistare i biglietti dei bus, dei metro, dei treni, degli aerei, per avere tutti gli orari, per fare le prenotazioni. La banca, molto spesso si perde tempo ad andare in banca, mentre ci sono app per tutte le banche per fare i servizi a distanza. Si possono chiamare i taxi, si può appunto prenotare bici, motorini, auto in condivisione, si possono fare acquisti online nei supermercati, Autoconsumo ha fatto un servizio anche su questo e ha scoperto che in alcune città costa meno, nonostante il sovrapprezzo della consegna, costa meno fare acquisti online. Si possono fare acquisti con i gruppi di acquisto solidale ugualmente online, perché ti mandano una tabella di Excel con le cose che si vogliono acquistare. Ci sono tutta una serie di cose, anche il fatto di ricevere il referto, di riceverlo online. Molto spesso un anziano perde mezza giornata, spende tempo e soldi e fatica, ovviamente per un anziano è faticoso anche semplicemente recarsi in ospedale, pensiamo magari quando fa molto freddo, quando fa molto caldo, mentre magari i referti può averli online, le ricette mediche può averli online, ma molto spesso l'anziano non sa usare adeguatamente questo strumento, che consente gratuitamente di fare tantissime cose. Grazie al cielo ormai con 10 euro al mese c'è una quantità di navigazione più che sufficiente per fare tantissime cose, ma l'anziano molto spesso non sa nemmeno che esistono, non sa che ha a disposizione tutta la banca dati della RAI, dei giornali, con una quantità di sapere che va al di là dell'immaginazione. Per cui insegnare a utilizzare questo strumento è praticamente a costo zero, perché basta un'aula, che può essere tipicamente quella consigliare cittadina, la sala riunioni, quella che il municipio può avere a disposizione, un qualsiasi ragazzino di 25 anni, scusate, dico ragazzino, insomma, una qualsiasi persona, 25-30 anni, classico smanettone, che per lui queste cose sono scontate, ma per gli anziani spesso non lo sono, e danno accesso a un mondo informativo che è infinito. E nel momento in cui noi diamo informazioni chiaramente utili, pratiche, quotidiane al cittadino, lo facciamo salire e creiamo un circolo virtuoso che ci potrebbe consentire di uscire da quello che secondo me è ancora un circolo vizioso in cui siamo immersi, perché
secondo me abbiamo ancora un'informazione che trascina verso il basso e quindi sta a noi cambiarla. Quindi la mia grande preghiera a tutti i municipi è: insegnate a utilizzare il meglio che viene dato a disposizione molto spesso gratuitamente e che con un semplice smartphone mi apre migliaia di porte positive. Grazie ai nostri ospiti e do la buonanotte a tutti. Se non ci sono altre domande, a posto, ci diamo appuntamento a domani. Grazie. Grazie.